questa spiritualità comunitaria non è legata necessariamente ad una chiesa o ad una religione, è universale e può in qualche modo essere vissuta da tutti. Per essa infatti si sono aperti fecondi dialoghi con tutti gli uomini, con cristiani di molte chiese, come ho già detto, con credenti di diverse religioni e con persone delle più varie culture, le quali trovano qui sottolineati i valori in cui credono. E insieme ci si avvia quella pienezza di verità cui tutti tendiamo. Per essa, per questa spiritualità, oggi uomini e donne di quasi tutte le nazioni del mondo, lentamente ma decisamente, stanno tentando di essere, almeno là dove si trovano, germi di un popolo nuovo, di un mondo di pace, più solidale soprattutto verso i piccoli, i più poveri, di un mondo più unito. Per essa sentiamo di dover portare il nostro contributo anche qui, in questa casa di incontro fra i popoli, per sostenere con un supplemento d'anima gli sforzi che si vanno compiendo per fare dell'ONU uno strumento adeguato alle attese dell'umanità. È del resto ormai parte del sentire comune dei protagonisti della vita internazionale la necessità di rileggere il senso della reciprocità, uno dei cardini dei rapporti internazionali, e che è ancora la base della nostra spiritualità e quindi della nostra azione. Reciprocità che richiede di superare antiche e nuove logiche di schieramento, stabilendo invece relazioni con tutti, come il vero amore esige, che domanda di operare per primo, senza condizioni attese, che porta a vedere l'altro come un altro se stesso e quindi a pensare in questa linea ogni tipo di inizità, disarmo, sviluppo, cooperazione. Una reciprocità in grado di portare ogni protagonista della vita internazionale a vivere l'altro, i suoi bisogni, le sue capacità, non soltanto nelle emergenze, ma condividerne quotidianamente l'esistenza. La pace, come testimoniano anche le finalità e l'azione delle Nazioni Unite, ha nomi nuovi e richiede in primo luogo uno sforzo che l'ONU, con il vostro speciale apporto e il contributo di tutti, può sostenere: superare la categoria del nemico, di qualsiasi nemico. Escludere la guerra non basta, vanno create le condizioni perché ogni popolo senta di poter amare la patria altrui come la propria, in un reciproco e disinteressato scambio di doni. Che Dio, Padre di tutti, voglia fecondare questi nostri sforzi con quelli di quanti sono impegnati all'eccelso fine della pace. E che si possa, come ha detto Giovanni Paolo II, all'ONU nel 50° della sua fondazione, costruire nel secolo che sta per giungere e per il prossimo millennio una civiltà degna della persona umana, una vera cultura della libertà e della pace. Possiamo e dobbiamo farlo, ha continuato. E facendolo potremo renderci conto che le lacrime di questo secolo hanno preparato il terreno ad una nuova primavera dello spirito umano.